Ciao ragazzi e benvenuti su Gastric Drums. Nel video di oggi voglio farvi vedere una delle cose più sottovalutate secondo me dai batteristi, e cioè il posizionamento. Capire veramente come andare a posizionare la propria batteria per riuscire a suonarla al meglio. Questo è un argomento, ragazzi, importantissimo, perché ci perdete un attimino di tempo e poi però suonate il doppio. Quindi mi raccomando, questo è un argomento, non sottovalutatelo, perché è importantissimo. Non è ma sì, mettiamo la batteria più o meno così, poi suoniamo tanto suona. No, perché può suonare molto meglio se posizionata nella maniera corretta. Quindi, per farvi vedere questo, oggi utilizzerò una nuova batteria di un marchio nuovo per il mio canale, nel senso che non l'ho mai portato, è una Peace X4, la vedete qui dietro, molto particolare, dopo vi spiego perché. È una delle batterie più particolari che abbia mai portato sul canale, ne sono abbastanza sicuro. Tra l'altro Peace è un marchio che molto spesso ho sentito un po' sottovalutato anche questo. Oggi questo è il video della sottovalutazione, ma in realtà voglio spiegarvi proprio quanto è il contrario, perché appunto Peace ogni tanto l'ho sentito come un marchio sottovalutato, quindi gli ho detto a Fren Export, che ringrazio tra l'altro per avermi mandato questa batteria, mandami una Peace che voglio provare, voglio dire la mia finalmente su questo marchio, e quindi oggi andiamo a vedere se è un marchio sottovalutato oppure no. Ok, mando la sigla e parto con lui. Bene, eccoci qua pronti per capire come funziona tutta la questione del nostro posizionamento sulla batteria, che come vi ho detto è fondamentale e cambia totalmente proprio il nostro modo di suonare. Quindi, per farvi vedere tutto questo, come vi ho detto, utilizzo una batteria completamente diversa dal solito, sia come misure, sia come marchio, sia come colore anche in realtà, perché sto usando una Peace X4 colore Gold Sparkle, che è una batteria che in realtà non ho mai portato sul canale e ho suonato molto poco. Questo marchio Peace l'ho suonato veramente pochissimo e devo dire che mi è piaciuto molto. Vi dirò pian pianino come è stato il corso del suonaggio, diciamo, di questa batteria, perché ho avuto pareri contrastanti, nel senso, all'inizio mentre la montavo ho visto alcune cose, tipo ad esempio queste pelli bianche qua, che non sono pelli sabbiate, sono pelli clear ma bianche, molto particolari, invece ovviamente la pelle del rullante è sabbiata, e ho detto non lo so, non so se mi convince, eccetera eccetera. Poi nel momento in cui le suonate e ho capito la caratteristica del suono di questa batteria, cioè un suono abbastanza scuro e un pochettino più vintage tra virgolette, sia per le pelli ovviamente, sia perché questa batteria è tutta in mogano, sia perché ovviamente lo vediamo dalle misure. Le misure sono, ti ho dato un calcio, 14 rullante, 12, 14 tome timpano, 18 la cassa, ovviamente essendo da 18 ha anche un rialzino che possiamo applicargli, ce la tira un po' su così almeno il battente. Come vedete la cassa è già bella pum pum pum, proprio bella la cassa da 18. Il resto del suono ve lo faccio sentire un attimo, poi così partiamo. Metti la cordiera. Molto interessante, molto particolare come suono, per quello all'inizio ho detto poi l'ho provata un bel po', l'ho suonata un bel po', ho provato a registrarmi, devo ammettere che mi sono preso bene con questa batteria, un po' di giorni che ci sto suonando, infatti come potete vedere è tutta segnata eccetera, perché l'ho suonata un bel po', mi sono preso bene. Comunque partiamo veramente con il video. Allora, prima cosa del posizionamento riguarda la distanza che dobbiamo avere con la batteria. Per avere il posizionamento giusto io faccio sempre riferimento a rullante e cassa, che sono le due parti più importanti. Per quanto riguarda rullante, io devo fare questa cosa qua, devo buttare giù le braccia in pratica, tirarle su in questo modo, e le mie punte devono andare perfettamente in mezzo al rullante, senza tirare niente, senza fare così, senza fare così. Il gomito praticamente deve essere lungo
i fianchi lungo il mio corpo, così sono rilassato. Mentre la cassa devo fare in pratica con la mia gamba un'angolazione di un pochettino più di 90 gradi. E qui vi spiego un altro trucchetto, e cioè l'altezza del seggiolino. Che come faccio a misurarla? Io faccio in questo modo. Praticamente nel momento in cui io metto il mio piede sul pedale e lo tiro su, proprio come se dovessi suonare, la mia gamba andrà parallela al terreno. Quindi un pochettino più di 90 gradi, perché nel momento in cui io tiro sul tallone la mia gamba diventa perfettamente dritta. Poi, dopo aver capito quanto stare distanti e quanto sedersi in alto con la batteria, vediamo il posizionamento. Ho scelto di farvelo vedere con questa batteria proprio perché non è troppo grande, è semplice da spiegare, non ha troppi pezzi, e così almeno lo capiamo. Poi ovviamente potete provare anche sulla vostra batteria tranquillamente. Però con questa devo dire che mi trovo molto bene a fare questo discorso. C'è un trucchetto per capire come posizionare ogni pezzo della nostra batteria. Quindi partiamo ad esempio dal rullante. Allora, per capire come posizionarlo, facciamo in questo modo. Giriamoci, facciamo finta di avere il rullante qui davanti e andiamo a colpirlo. Poi ci fermiamo nel momento in cui pensiamo ci sia il rullante, ok? Questo sarà il punto in cui dovrà esserci il nostro rullante. Quindi noi suoneremo, pam! Il nostro rullante dovrà essere posizionato a questa altezza e con questa angolazione. Quindi se noi suoniamo ad esempio così, noi non suoneremo mai, spero, ma dovremo posizionare il rullante qua e con questa angolazione. Se noi suoniamo come ho fatto io, così, il rullante dovrà essere qui. Poi, tenendo la mano ferma, diciamo, cerchiamo di spostarci e andiamo a vedere. Io in realtà il rullante in questo momento ce l'ho un pochettino troppo inclinato, così vedete che l'angolazione non è la stessa, e un pochettino basso. Quindi vado a tirarlo un filo su e vado a angolarlo un pochettino di più. Troppo. Molto bene, perfetto. Ovviamente poi dipende, se dovete fare il rimshot magari mettetelo un pochettino più come ce l'ho adesso io, se non dovete fare il rimshot potete angolarlo un filino meno in modo tale da non aver problemi a fare le ghost, ad esempio se fate jazz. Potreste dover aver bisogno di fare un pochettino più di ghost. Stessa cosa vale per tutti i tamburi. Quindi ovviamente col tom non possiamo andare a farlo così, ma in realtà sì, proviamo. Tom. Cerchiamo di spostarci senza spostare troppo. È un filo basso, vedete che io sono arrivato qua e mancano due dita. Quindi alziamo di due dita il tom. Io ovviamente avevo montato la batteria un po' a caso apposta per poi capire come andasse montata veramente per il mio drumming. Ok, ci siamo. Timpano, stessa cosa. Posso farlo magari anche girandomi di qua. Perché adesso lo faccio in questo modo qua e poi vedete che il timpano praticamente è giusto. Questione tamburi a posto, come avete potuto sentire sono abbastanza particolari come tamburi, quindi è una batteria che deve piacere. Appunto, ammetto che io ci ho messo un attimino a dire cacchio che bomba, però più che altro perché è una batteria comunque mid level, nel senso ha un prezzo super accessibile e può andare bene in realtà a suonare tutto. Quindi come vi ho detto all'inizio, ho detto non lo so,
e poi pian pianino mi sta piacendo sempre di più sta batteria, quindi non devo suonarla troppo perché sennò è finita, me la voglio tenere ed è un problema, come tutte le volte poi mi voglio tenere gli strumenti, ma vabbè, questo è un discorso a parte. Questione piatti, allora vi dico già una cosa ancora di questa batteria, e cioè che i piatti sono tenuti da delle aste, ovviamente, vabbè, rifaccio forse meglio, che sono già in dotazione. Noi in dotazione abbiamo batteria, fusti, regitom, pedali e anche aste, non abbiamo solamente i piatti. Le aste sono tutte aste light, che in realtà in tutto, tutte le meccaniche più o meno di questa batteria pesano 8 kg in tutto, quindi super super leggere, e soprattutto sono aste flat, che quindi sono un po' più piccoline dove si appoggiano, ma sono piatte completamente. Quindi soprattutto in questo caso in cui avete pochi piatti, secondo me funzionano benissimo perché non danno fastidio e sono anche in realtà tra virgolette più belle da vedere, perché non avete le aste così ma sono tutte piatte per terra, un pochettino più eleganti, diciamo, in questo modo. Per quanto riguarda i piatti è la stessa identica cosa. Voglio partire dal ride perché so di sicuro di aver messo il ride in modo sbagliato. Se io penso a dove vorrei avere il ride, io lo vorrei qui. Ho sbagliato alla grande, devo tirarlo su praticamente di 20 cm. Vedrete adesso che facendo in questo modo qua ci saranno alcuni piatti che non pensereste mai di dover mettere in questo modo, ma poi ad esempio il mio ride qua a me sembra scomodissimo, ma nel momento in cui vado a suonarlo è bellissimo perché io lo vorrei proprio lì. Secondo me la cosa che più vi scioccherà sarà il ride, perché quando lo metterete lì direte che cavolo di posizione è questa qua per un ride, poi lo suonerete e direte ah che comodità, proprio quello che ho fatto io adesso è stato questo, ah che comodità. Quindi stessa cosa vale per tutti i piatti. Charleston, il Charleston è praticamente giusto, e il crash, in realtà per quanto riguarda i crash lo potete fare, anche se secondo me dipende in base a come avete posizionato la batteria mettete il crash, tanto il crash non ha bisogno di essere suonato in un certo modo, cioè basta pigliarlo, diciamo tra virgolette, e va bene. Volendo potete farlo anche col crash, però ad esempio in questo caso vedete io il crash lo vorrei troppo basso perché mi piacerebbe aver tutto a portata di mano. Il crash è l'unico pezzo della batteria, diciamo, è l'unico componente che è tra virgolette secondario, quindi può essere posizionato in base a dove ci sta, diciamo così. Poi soprattutto se avete tanti crash non fatevi troppi problemi. Quindi spero che questo mi sposto per salutarvi, mi piace di più spostarmi per salutarvi, quindi vi saluto di là come al solito. Quindi ragazzi, arrivati a questo punto, spero che questo video vi sia servito, spero che questa batteria vi sia piaciuta. Come avete potuto vedere, vi ho detto all'inizio, il marchio Peace è un marchio sottovalutato, sì o no? Allora, devo dire che alcuni batteristi lo sottovalutano, ma raga, a me è piaciuto un sacco, perché come vi ho detto è uno dei set più caratterizzanti che ho portato qua sul canale, e il suono caratterizzante, quel suono che quando lo senti dici è quella batteria lì, secondo me è quel marchio lì, è quella tipologia lì, è una delle cose più importanti che ci possono essere per una batteria. Quindi super promossa questa Peace X4, vi lascio tutto qui sotto in descrizione, tutti i link che vi servono, e basta. Se avete qualsiasi domanda scrivetemi qui sotto nei commenti, se avete qualsiasi cosa da dire scrivetemi qui sotto nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate di questa batteria, che sono molto 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 curioso perché sono sicuro che molti di voi non la conoscessero. Quindi noi ci vediamo al prossimo video, io voglio ringraziare ancora Frenexport e Peace per avermi mandato questo set molto particolare, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!